Ciao a tutti ragazze e ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft. Scusate se ho un po' di tosse. Oggi sono qui per farvi il primo tutorial che faccio su Minecraft, perché nello scorso video dove vi mostravo la mia casa, Simona nei commenti mi ha scritto come si faceva il computer. Beh, ora sono qui per farglielo vedere. E mentre che ci sono, faccio pure la sedia, faccio la scrivania completa, insomma. Vabbè, io direi di iniziare, non perderci in chiacchiere. Prima di tutto ci serviranno dei blocchi, ovviamente. Allora, a me mi serviranno dei blocchi per fare il muro, perché ovviamente non posso farlo senza il muro. E per il muro io direi di utilizzare il legno. Il legno. Poi per la scrivania potete prendere qualsiasi colore volete voi, qualsiasi blocco, colore, qualsiasi cosa, e tipo potreste utilizzare qualche blocco decorato di questo, però sinceramente a me non piacciono, perciò io prenderei il calcestruzzo blu, perché blu, azzurro e tutti questi altri colori sono i miei preferiti, quindi uso questo. Allora, intanto un attimino che faccio una specie di muro dove appoggiare la nostra scrivania. Ok, tipo così. Perfetto. Poi ci dovremmo fare una specie di scrivania che sarà così, due di qua, anzi no. Allora, vi spiego, no? Deve essere uno e due di qua, uno di qua, poi due di qua e due. In pratica deve essere due. 2 e 2, cioè tutto 2. Poi vabbè, qua ci mettiamo un pavimento, perché una casa senza pavimento non l'ho vista mai. E questa sarà la nostra scrivania. L'ho fatta anche storta, però non facciamoci caso. Questa sarà la nostra scrivania dove metteremo il nostro computer. Poi ci servirà una lastra di quarzo oppure qualsiasi lastra da abbinare alla vostra scrivania o alla vostra casa. Io uso questa qua di quarzo perché è la più bella, cioè ci sta meglio con il computer, infatti ve la consiglio. Poi prendiamo, vediamo cosa troviamo. Se volete potete prendere anche i libri per farlo più scritto, per rendere la scrivania più realistica, diciamo. Poi ci servirà uno stendardo bianco, anche se non ne abbiamo 16, ma vabbè. E vabbè, la crafting table e i colori, in questo caso il colore nero e la farina d'ossa che ci servirà per fare il bianco. Poi cosa ci serve? Boh. In questo caso non me lo sto ricordando. Ah, poi ci servirà un bottone. Dove è il bottone? Un secondo. Un bottone di pietra. Poi se volete quello là, se volete quello di legno, fate pure. Della redstone. E poi se volete decorare qualche vasetto, qualche fiore, no, i colori, il fiore, qualche fiore. E vabbè, iniziamo. Allora, prima di tutto dobbiamo fare lo schermo del nostro computer e quindi posizioniamo la crafting table e iniziamo prendendo lo stendardo, mettendolo qui sotto in basso e poi con la sacca d'inchiostro tutto qua.
di sopra e verrà fuori questo. Questi li mettiamo di lato. Poi questo qua lo mettiamo al centro e attorno ci mettiamo tutta la farina d'osta che appunto ci farà da bianco. E verrà questo fuori. Vabbè, sembra il mio standard bianco. E lo mettiamo qua. Così. Perfetto. Poi con la lastra lo mettiamo qua. No, qua, stavo scherzando. Qui. Se forse me la fa mettere. No, qua. Dai, ma perché non me la fa mettere? Ma mi fa mettere la lastra, laga. Sì, vabbè, poi io laga. Ci fate caso. Ma perché me la fa mettere di sopra? Cioè, vabbè, a casa mia me l'ha fatta mettere. Perché non me la fa mettere qua? Cioè, che poi anche questo coso è messo qua sopra. E qua sopra me la fa mettere. Cioè, il perché? Vabbè, comunque se non vi funziona con la lastra, come in questo caso, ci mettete una botola di ferro. Se non funziona nemmeno con la botola di ferro, non ci mettete niente, non lo fate proprio. Ok, ha funzionato. Ma se con la lastra è più bella, intanto ci sono le pecore che mangiano. Dai, ma non ci sto capendo niente. No, non deve venire così. Vediamo, proviamo a fare così. Ecco, così deve essere messa la lastra. Ok. Quindi un modo più semplice per farla. Mettete già la lastra e poi questo coso qui. Poi posizioniamo il pulsante qua. La redstone qua. Vabbè, più o meno è come il mio. Cioè, è fatto come quello mio, però... Abbiamo avuto qualche problema con la lastra perché non si fa così, ma si fa come lo stavo facendo prima, però non me l'ha fatto mettere, non so il perché. Vabbè, leviamo tutte le cose. Ah, poi per abbinare la sedia. Mettiamo qua. Poi beh, abbelliamo così, la crafting table la possiamo togliere. Ok, se volete farla così la sedia la fate così, se ci volete mettere la porta ci mettete la porta. Ora ve la faccio vedere con la porta. Allora, con la porta sarebbe che voi prendete una porta. Io vi consiglio questo qui, ma voi prendete quella che volete. Poi qua, mettete qui e ci mettete la porta. Così occupa meno spazio, però siccome appunto io ho avuto un pochino di problemi. Dai, ma perché ora me lo fa mettere? Io ho avuto un po' di problemi a posizionare gli standardi e quindi l'ho fatto. Ecco, appunto vi dicevo, non me lo fa mettere qui sulla porta. Forse perché c'è questo qua davanti. Proviamo. No, nemmeno. Non so il perché, cioè... Vabbè, comunque, se sembra, poi ve lo fa funzionare. Vabbè. Così. Intanto... Vabbè, se sentite qualche motorino passare, non ci fate caso. Ok. Vabbè, che dire, questo è il tutorial. Siedo sulla mia bella sedia.
e vado un po' su internet. Questo è il computer che in pratica questa parte bianca qui sotto non si doveva vedere, si doveva vedere solo il pezzo nero, però avete visto anche voi che la lastra me la faceva mettere storta. Non so il perché, perché alla fine a casa mia me l'ha fatta mettere bene. Però questo è il computer. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like. E vabbè, lo so che questa cosa non la dico mai, però a volte la dico. Lasciate qualche commento se volete altre cose da farvi vedere e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao! Beh, alla fine ho voluto fare la vera sedia, che probabilmente farò anche a casa mia, non lo so. Ciao! L'unica cosa che potete vedere sono le botole di ferro e la porta. Però vabbè, funziona, no? Più o meno. Ciao.